Portare la cultura in piazza, sdoganare il significato a volte elitario che le si attribuisce per renderla fruibile ai riccionesi e ai turisti. Questo l'intento che il neo sindaco di Riccione Renata Tosi si è proposta presentando Estate in Villa, nuovo progetto dell'istituzione Riccione per la cultura del comune per valorizzare il giardino di Villa Mussolini durante la bella stagione. Il lavoro probabilmente più difficile, perché attorno al termine cultura si nasconde sempre la nicchia, la cosa dei pochi, e invece deve assolutamente essere tradotto e portato in città fra la gente affinché veramente si renda più vicino non solo il termine ma tutto l'insieme di emozioni che la cultura regala. Un cartellone in grado di coinvolgere differenti generazioni di riccionesi e turisti dai molteplici interessi. Un altro modo di concepire l'estate che si colora di cultura e si apre a tutti. Appuntamenti come la lirica, espressamente gratuiti per rendere ancora più partecipativi gli eventi. Io apprezzo questo lavoro fatto dall'amministrazione precedente perché mi è molto vicino, nel senso che abbiamo il compito, e io lo avrò, di alzare l'asticella della qualità del fare turismo a Riccione, che passa anche attraverso la qualità degli eventi che si portano. Un cambio di rotta che il sindaco Tosi aveva già dimostrato desertando la presentazione di Milano della Notte Rosa, evento che sembra aver perso a poco quell'appeal iniziale. Un format, secondo il sindaco di Riccione, da rivedere assolutamente. Era un distinguersi, ma non per essere in evidenza, ma proprio per tornare a discutere di quello che era l'idea iniziale fantastica, che però negli ultimi anni è stata completamente dimenticata. La mia attività quest'anno relativamente alla Notte Rosa sarà un'attività meramente di contenimento di ciò che è il fenomeno, che è diventato un fenomeno troppo incontrollabile e incontrollato, quindi non potrò incidere sulla qualità degli eventi, ma sicuramente cercherò di rendere più sicura la città ai riccionesi e ai turisti.